La dislessia è un disturbo di lettura che riguarda soprattutto gli aspetti di fluenza e accuratezza, che significa che noi non dobbiamo immaginarci che un bambino dislessico sia totalmente incapace di leggere, semplicemente fa molta più fatica degli altri e molti più errori degli altri, e questi errori non si correggono con l'esperienza. Per cui anche in quinta elementare commette errori che vengono giudicati incredibili, ingiustificabili da parte degli insegnanti. Col passare del tempo gli errori si riducono, ma la velocità di lettura tende invece a rimanere molto lenta, e questa è una caratteristica dei lettori, dei dislessici, dei sistemi ortografici trasparenti, come ad esempio l'italiano. Ora, la dislessia è un disturbo che suscita sempre scetticismo perché non ha marcatori biologici evidenti. Cioè, dislessico, un ragazzino come gli altri, molto carino, molto simpatico, oppure molto brutto e molto antipatico, ma come tutti gli altri. Secondo punto, la dislessia non ha identità sociale fuori dalla scuola, cioè fuori dalla scuola non si può riconoscere un dislessico, mentre si riconosce un altro bambino con handicap o un altro ragazzino con handicap, anche con handicap senza marcatore biologico, come per esempio il bambino autistico che interagisce con gli altri in modo anomalo, per cui ha delle caratteristiche molto diverse. Il dislessico no. Questo è un vantaggio da un lato, uno svantaggio dall'altro, perché diventa una sorta di beffa. Siccome lui socialmente si comporta come gli altri, gli insegnanti dicono: ah, dopo però, quando è il momento di leggere e scrivere, non ti impegni più, e quindi attribuiscono all'impegno e alla scarsa volontà. Allora, la scuola, dopo aver naturalmente nei primi anni promosso tutte le possibili attività di recupero, che sono possibili appunto, e che sono, e che diventano un modo per recuperare un po' di terreno, però è sbagliato porsi l'obiettivo di farlo leggere come gli altri, perché purtroppo il dislessico neanche in età adulta legge come gli altri, e quindi non è un obiettivo significativo. Quindi la scuola deve adottare delle altre strategie che si chiamano oggi misure dispensative. Per esempio, mentre si è sviluppata nella scuola una tendenza a usare le prove di verifica scritte, bisognerebbe con il dislessico usare le prove di verifica orale, cioè le vecchie interrogazioni orali. Bisognerebbe dargli degli strumenti di compenso, per esempio consentirgli di registrare le spiegazioni dell'insegnante invece che trascrivere gli appunti, perché non è capace di prendere appunti. Bisognerebbe lasciargli usare la tavola pitagorica anche alle elementari, invece che non usare la tavola pitagorica e imparare tabelline a memoria, cosa che di solito non riesce a fare. Piccoli accorgimenti che vengono vissuti dalla scuola come delle differenze di attenzione, ma che servono al dislessico invece per acquisire le stesse possibilità di successo formativo che hanno gli altri. La prospettiva inclusiva è importante perché comunque questi problemi tendono a compensarsi nel tempo, e quindi dare delle opportunità in una fase in cui ci sono delle difficoltà vuol dire dare un credito di fiducia che poi viene speso bene. Per esempio, Daniel Pennac, nel suo libro Diario di scuola, dice: se gli insegnanti mi hanno dato fiducia, sono loro che mi hanno tirato fuori. Lui ha avuto un percorso scolastico difficilissimo, però è diventato un insegnante e uno scrittore, perché allora probabilmente aveva una famiglia che lo difendeva. Oggi abbiamo una legge, e quindi la società deve difendere i dislessici e quindi dare una opportunità anche a loro.